delle edizioni di libri ad hoc per edicole, quindi come canale esclusivo edicole di Modena. Ecco, allora la cosa che volevo sottolineare è che qui è un 30% su una vendita quasi certa, nel senso che, Certa, ecco, perché perché il cliente te lo prenota. ha già viaggiato online, quindi Esatto. è importante rafforzare tutta la parte dei flussi di informazione online, web, che partono dall'edicola, passano attraverso il Sinaggi oppure gli editori e arrivano al cliente. Ecco, Però adesso non ci si fermerà quello perché gli editori se ne stavano parlando di, adesso non sarà in questi giorni, ma non tanto dopo, la stampa di una 50.000 copie del loro giornalino in cui si fa presente, quindi verrà distribuito nelle edicole, in cui si fa presente questa possibilità e ogni 3 mesi si parla di un catalogo cartaceo da distribuire ai clienti, quindi non è che ci buttiamo solo online, perché il cartaceo lo sappiamo che anche l'informazione cartacea è ancora molto importante, cioè se io do a una persona un catalogo a casa, ci guarda a casa tranquillamente, certo. quindi ci sono più canali, non solo quello, ci sarà certamente anche una conferenza stampa con i giornali per presentare questa cosa qua, visto che sembra che anche gli assessorati in provincia siano interessati a questo tipo di iniziativa. Bene, Giuliano, Quindi, allora mi poi sembra niente, che... ti volevo raccontare l'ultima, Sì. perché ultimamente stanno succedendo cose che noi aspettavamo da anni e cominciamo a essere contattati da enti locali, Comune di Castelfranco, Comune di Sassuolo, come capofila del Cioceramico, quindi parliamo di Maranello, Formigine e Fiorano, quindi comuni molto importanti, per poter utilizzare veramente le edicole come canale privilegiato di informazione, arrivando anche a touchscreen e queste cose, quindi qui ci arriveremo. E invece l'altra cosa che sinceramente penso che sia molto utile per le edicole, per portare gente anche nelle edicole, con l'USL abbiamo cominciato stamattina con una locandina, con l'ausile della provincia di Modena, che è interessata, dobbiamo solo firmare la convenzione praticamente, convenzione perché c'è anche un aspetto economico, un rientro economico, e utilizzare le edicole come veicolo di informazione per tutte le campagne sanitarie della provincia di Modena. Quindi non solo le farmacie, ma farmacie più edicole. Credo che anche questo, tra l'altro, sono stati loro a chiedercelo, quindi sembra che si stia muovendo qualcosa anche su questo punto. Bene, allora Per tienici. domenica certo, non ti assicuro niente. No, saremmo molto molto lieti di ospitarti perché mi sembra di capire che la vostra, anzi, è un'esperienza molto concreta che ci può dare delle indicazioni, quindi perché la state sperimentando direttamente e vedremo appunto comunque di portare i dati, se tu non avresti modo di arrivare comunque mandaci una scheda, vedremo di comunque pubblicizzare i dati che voi avete in qualche modo accumulato grazie alla vostra esperienza e poter continuare anche con altre province che si vogliono candidare su questo percorso. Certo, la nostra esperienza ovviamente è aperta a tutte le province, il nazionale non è un problema assolutamente, anzi. Certo, Hai no, fatto bene a attraverso... dire la vostra esperienza perché per questa cosa grazie a tutti gli edicolanti, ai 10 del coordinamento provinciale che ci lavorano tutti anche loro, quindi non è questione di Giuliano Barbieri, No, Giuliano no, Barbieri non sarebbe assolutamente. nessuno se non ci fosse. Non è che Certo. sia qualcuno, che sia chiaro, però il sindacato uno da solo non potrebbe fare ben poco, diciamo. Non dico nulla, ma non certamente tutte queste cose. Bene, Giuliano, ti Ok? ringraziamo ancora, quindi alla Ciao, prossima. Alla alla prossima. prossima. Forse domenica, Ti aspettiamo a vediamo. Milano. Ciao Ok, Giuliano. a posto, ciao.